Pescara, via Lago di Borgiano, quartiere Rancitelli. Al via da oggi la demolizione di tre palazzi pericolanti ai civici 14, 18 e 22, sgomberati 5 anni fa perché a rischio crollo. Al loro posto sorgerà una piazza con fontana. Il presidente dell'ATER, Mario Lattanzio. Presidente ATER, una sorta di riqualificazione, diciamo così, questa zona come cambierà? Ma cambierà sicuramente in meglio. Adesso partiamo con la demolizione di questi palazzi, che sono circa 80 appartamenti, e lo spazio che sarà poi dato al comune, il quale ne realizzerà una piazza con un arredo urbano adeguato. Cerchiamo di ridare vivibilità in questa zona. Tra parentesi, ci sono anche altri interventi in corso, ce ne saranno altri come il ferro di cavallo, però stiamo lavorando anche su altre parti di Pescara. Oggi è partito via Rigopiano, anche lì una riqualificazione. Devo ringraziare sicuramente la Regione che ci dà una mano a livello finanziario. Poi abbiamo vinto un bando con lo Stato del PNRR. Siamo qui in via Lago di Borgiano. Sindaco, ha ascoltato le istanze dei cittadini. Che cosa le hanno detto? Ah, chiedono più sicurezza, più tranquillità, più pulizia. Ci dicono anche che stiamo facendo tanti interventi, tutto quanto in positivo, vedono dei grandi miglioramenti e aspettano l'abbattimento di questi fabbricati, lo vedono come una liberazione, perché abbattendo questi fabbricati si aprirà anche tutto questo spazio alla parte di là, quindi ci sarà sicuramente molto più movimento. Qui realizzeremo una grande piazza, cambierà tutto. Noi avevamo detto che saremmo intervenuti nelle periferie, dove la gente ha più difficoltà, dove c'è più disagio. Ecco il primo pezzo andato giù dei tre palazzi che sono appunto oggetto della demolizione. Il progettista e direttore dei lavori, Alfonso Lacivita. Chiaramente la demolizione avviene a pezzi, a parti, perché ci sono dei fabbricati abitati, quindi bisogna cercare per la sicurezza di farlo pian piano per arrivare al loro stesso livello. E poi, arrivati a quel livello, si fa la demolizione un po' più rapida, però sempre fatta a pezzi, sempre con pinzatrici, con elementi strutturali tranciati pian piano. Quando terminerà la demolizione? Dal punto di vista contrattuale il tempo sono 6 mesi, 180 giorni, però molto probabilmente forse faremo un po' prima, perché sono comunque 3, diciamo, fabbricati. Siamo partiti dal primo, già sul secondo già stiamo, diciamo, svuotando tutto, quindi già stiamo abbastanza avanti.